vola. Vola, 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 vola verso il podio. Vola verso il podio, Yuri Chechi, vola! Ce l'hai fatta, Yuri! Yuri, ce l'hai fatta! In una disciplina come la ginnastica puoi contare solo su te stesso. E Yuri Chechi lo sa. Da bambino, piccolo di statura e magrolino, non è certo dotato di un fisico che fa presumere una carriera sportiva. Eppure Chechi è il più grande talento azzurro dopo Menichelli. Dopo una gavetta che lo porta a piazzarsi al primo posto del campionato regionale toscano, nel 1984 entra nel giro della nazionale juniores di ginnastica e fino al 92 inanella, è il caso di dirlo, grandi successi, compresi i mondiali. È pronto per le Olimpiadi. A Barcellona potrebbe già andare a medaglia, ma poco prima dei giochi si rompe il tendine d'Achille. Purtroppo è stato il momento peggiore. Se capitava anche dopo le Olimpiadi o prima di un'altra gara, lo avrei accettato di miglior grado. Ma prima delle Olimpiadi è proprio una falsa che mi peserà, credo, per tutta la vita. Un colpo terribile per il fisico e per il morale. Un colpo che poteva fermare solo chi non sa volare. Ma Yuri vola, si sa. Nel giro di un anno, Chechi si riprende i suoi anelli e mette in fila un mondiale dietro l'altro fino all'esame che fa tremare i polsi. Atlanta 96. Dopo 8 anni di preparazione, ha un solo minuto per inseguire il sogno olimpico. Vola, 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 vola verso il podio, vola verso il podio, Yuri Chechi, vola! Ce l'hai fatta, Yuri! Yuri, ce l'hai fatta! Nel 97, dopo l'ennesimo oro alle Universiadi, annuncia il ritiro dalle gare. Dopo aver vinto tutto, ha bisogno di staccare. Glielo chiede il fisico. Più che stanchezza, che comunque quella è normale che ci sia, cioè manca un po' gli stimoli per cercare ancora di allenarsi così tanto tempo come mi sono allenato in questi anni. E quindi, sentendomi così appagato dei risultati che ho avuto, manca un po' di voglia per il momento. Magari torna fra un po', speriamo. E nel 99 torna ad allenarsi per puntare a Sydney. Il destino però è ancora in agguato e durante un allenamento si infortuna il tendine brachiale del bicipite sinistro. L'ennesimo grave infortunio che a tutti sembrò la pietra tombale sulla comunque lunga e vincente carriera del Signore degli Anelli. Come tutte le cose, ci deve essere una fine e credo che questo sia il momento migliore per dire basta. Nel 2000 Yuri fa l'opinionista per la Rai durante le Olimpiadi di Sydney, fa una trasmissione insieme a me da mezzanotte alle 4. Non ci siamo più ripresi, ma da allora siamo diventati tanto amici al punto che poi abbiamo replicato la coppia anche alle Olimpiadi invernali del 2006 qui a Torino. A proposito, magari questa coppia si ricomporrà per Milano Cortina. Complimenti e in bocca al lupo, ovviamente, Milano Cortina. Ma adesso mettetevi comodi perché il bello deve ancora venire. Nel 2003 Yuri promette al padre, gravemente malato, che sarebbe tornato a gareggiare se il padre fosse guarito. Il padre guarisce e Yuri, di parola, torna a sudare. Obiettivo: Olimpiadi 2004. Il resto è storia, mito.
è posato come una foglia che si arrende sì all'autunno, rivendicando a sé la grazia del volo. È Yuri Kekki. Per Kekki, 9812. Ho avuto un attimo di difficoltà in un passaggio, l'ho sentito proprio perché le braccia erano stanche, ho perso una verticale, però l'ho recuperata bene. Prima dell'uscita mi sono cacato sotto perché effettivamente ero molto stanco. Senti, la tua ultima Olimpiade, cosa ti porti via? Un ricordo bellissimo, dal portabandiera, che è stata un'emozione unica, a salire ancora a 34 anni dopo tanti incidenti, tante difficoltà, a salire su un gradino olimpico, un gradino difficile come questo, credo che un atleta non possa chiedere di più.